Benvenute sul canale, io sono Emanuela e questo è il mio spazio. Oggi, devo dire la verità, sono anche un pochettino in difficoltà su come intitolare questo video perché in teoria dovrebbe essere l'ultimo video dei saldi. Ne ho fatti due quest'anno e in effetti ho veramente speso molto molto poco, cioè nel senso ho fatto veramente pochi giri. L'anno scorso, gli scorsi anni, facevo mille video, mille ondate di saldi, e questo invece è il secondo video, direi, che vedete, perché non ne ho fatte tanti altri. È un video solo esclusivamente su gli ultimi saldi, con gli ultimi ribassi, con le cose che ho trovato da Stradivarius. È, diciamo, il negozio dove ho comprato più di tutto quest'anno e soprattutto capispalla. L'avete visto già nel video precedente e qua, diciamo, ritorniamo. Per a mia discolpa, vi rendo noto che molte delle cose che avete visto nel video precedente mi sono resa conto che ho cannato completamente le taglie. Vedi il cappotto marrone che ho adorato, ma che all'inizio ho preso in M e ho sbagliato, poi l'ho preso in S e anche S era enorme. Alla fine, infastidita da tutti questi cambi, non ho mai fatto così tanti cambi in tutta la mia vita, devo dire la verità. E sinceramente la cosa mi ha molto infastidito perché io tendo a non fare dei resi in questo modo, non che mi tengo la roba, ma cioè, tendo ad azzeccare le taglie quasi alla prima. Invece, in questo caso, mi sono resa conto che i miei errori di valutazione su alcuni capi, però, sono stati dettati dalla cattiva descrizione sul sito, e questa cosa mi ha dato molto, molto noia perché avrei preferito fare gli ordini buoni alla prima e basta, e invece mi è toccato fare mille cambi, ritornare al negozio per mille cambi e poi ricomprarli. In alcuni casi non c'erano più le taglie e mi ha dato molta molta noia. Comunque, parentesi, quello che vedete oggi è il risultato di 2 settimane, nel senso, io venerdì scorso sono passata in negozio e ho preso un paio di cose con la scusa di cambiare l'ordine precedente e ho trovato delle cose scontate col secondo ribasso. Oggi sono tornata, ulteriormente ho trovato gli ultimi ribassi, quindi quello effettivo, penso, perché a quanto pare il 7 di febbraio o più o meno la settimana prossima dovrebbero finire i saldi per molte regioni, per altre continueranno. Quindi qua siamo già agli sgoccioli. Allora, iniziamo subito con quello che ho trovato. Qua poi vi faccio un po' di specifiche a livello di prezzi. Qui la facciamo molto breve perché 1,99 € era già lo sconto della settimana scorsa su tutti quanti i bijou. Questo è il set che mi è piaciuto più di tutti, nel senso che poi è quello che io avrei sfruttato più di tutti. Ce ne sono tantissimi. Quest'anno hanno tirato fuori tanti orecchini grossi, ma io, come potete vedere, questo è il massimo che utilizzo. Al massimo i cerchioni, ma in estate, ma proprio proprio raramente. Quindi io per la maggior parte sto andando con i mini micro e i cerchiettini così. Questa serie mi piaceva molto, faceva molto oro vecchio. Oro vecchio, cioè io lo chiamo oro vecchio, quella lavorazione dell'oro che si faceva un tempo, un po' all'etrusca, mi ricorda molto così, molto martellato. E non avevo nulla in effetti di questa serie. Belli anche quelli con il dettaglio che non so se riuscite a vedere, ad esempio questo qua ha le pietruzze rosa. Anche queste hanno le pietruzze rosa e queste invece ce le ha lilla. E niente, che dirvi, lilla, che poi è un lilla che potrebbe anche sembrare un celestino. Niente, mi sono piaciuti molto. Per 1,99 € tutte queste paia sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 le piccoline, 7, 8 e 9. 9 paia di orecchini, 1,99 € mi sembra che abbiamo vinto. Soprattutto io che li utilizzo tanto, tanto, tanto. Ora, sempre con la tornata della settimana scorsa, con la scusa di cambiare l'ennesimo cappotto
tutto sbagliato. Una delle giacche di Ecopelle che mi sono resa conto fosse fallata perché già aveva un angolino, un segno di usura, cioè proprio con la pelle che era venuta su come un tagliettino, e quindi quella l'ho resa. Un'altra che l'ho resa perché non mi piaceva, e in ogni caso era un doppione, non ero sicura di utilizzarla perché avete visto il video precedente che io ho preso tre giacche in Ecopelle sul marrone. E ne ho modificate due, di cui una l'ho presa in taglia XS, quella più grossa con i tasconi che aveva l'imbottitura un po' più spessa, e invece l'altra l'ho cambiata, l'ho presa nella stessa taglia, oltretutto non c'era neanche più piccolina, e l'ho presa appunto come cambio perché la prima era fallata. Mentre ero lì, mi sono girata e ho visto la camicia rosa in mistolino, esattamente uguale a quella marrone e a righe marrone e panna che ho preso l'altra volta, e quindi l'ho afferrata e ho detto vabbè, questa me la prendo assolutamente. E nel frattempo era scesa di prezzo perché io con le precedenti le ho prese a 12,99 euro e questa era già 9,99, quindi già ci avevo guadagnato. L'ho presa sempre in taglia S, queste sono over, sono bellissime. E niente, io ho preso quella fucsia l'anno scorso da Combipel, l'ho adorata e infatti mi sono fermata a pensare che l'avrei voluta in altri colori. Ed è stata la camicia che ho utilizzato più di tutte, quella e un'altra verde invece di Benetton che avevo trovato però in cotone, su Vinted. E quindi niente, bellissimo questo rosa, questo è il rosa mio proprio, quindi che ve lo dico a fare. E poi cosa ho fatto? Come cambio di cappotto, perché ho dato via quello nero uguale identico a quello marrone, il marrone sono riuscita a trovarlo in negozio in taglia XS, finalmente ultimo pezzo, che gran botta di fortuna. Del nero non era più possibile né ordinarlo perché era totalmente esaurito, in negozio manco a dirvelo, figuratevi, XS nero così over sarà andato sold out praticamente nella prima settimana dei saldi. Avevo fatto l'ordine invece al posto di quello nero di questo qui color taupe, un po' questo modello è tipo uovo. E adesso se riesco vi faccio magari anche il video indossato, però questo è bellissimo, rimane un po' più leggero, ovviamente questo qua non ha percentuali di lana, vedete il colore che bello che è, questo mi piace tantissimo. E anche questo io l'avevo ordinato in taglia S, è arrivato, sono andata alla ricerca di quell'XS marrone, ho trovato anche l'XS di questo, preso, praticamente ho fatto in tempo a ritirare la versione che avevo ordinato e cambiarla subito con quello che avevo trovato in negozio, e mi è andata anche bene. 39,99 nel frattempo. Il bello è che i miei cambi, purtroppo, io avevo speso di più, e quindi mi sono tornati indietro più soldi perché cioè, sono andata a risparmiarci con i cambi perché nel frattempo i prezzi erano scesi con i ribassi. Allora, nell'ordine che cosa ho deciso di fare? Ho deciso di portarmi avanti per la primavera e prendere finalmente un bel trench, color trench classico. Non ho trovato proprio la versione classica nel color che per me è il color trench, il beige, il beige chiaro, ma ho trovato questo che è della versione leggermente over, però è bellissimo, ragazze, bellissimo. Io ho ordinato una S, questo veste un po' over. Adesso devo vedere, devo dire la verità, mi è arrivato con una macchiettina che però io forse sono riuscita a pulire. Infatti gli ho dato un pochettino di una strofinata con l'acqua e è andato via. Quindi intanto questa me la tengo. Se sul sito riesco ancora a trovare l'XS, preferisco perché mi piace ancora di più addosso. Però già questo mi piace. Se non sbaglio, questa era la versione oltretutto che doveva essere in tessuto leggermente impermeabilizzato. Comunque le faremo sa vi, fa vi farò sapere, cioè dalla serie, le faremo sapere, vi farò sapere la prima volta che mi trovo con quello sotto la pioggia. Prevedo disastri.
Non lo so. Così. Comunque, questo modello è lungo fino al polpaccio per me, che sono alternativamente alta, diciamo così. Invece, proprio super classico modello, esattamente lineare, sempre in questo caso la versione lunga e non la versione sopra il ginocchio, perché io la preferisco, devo dire la verità. Ho trovato sempre alla bellezza di. Allora, questi costavano in originale 69,99, ma io questi li ho presi a 29,99. Cioè, quindi, se guardate questo video, provate ancora a dare un'occhiata sul sito perché i trench di Stradivarius, oltretutto, sono fatti veramente, ma veramente, ma veramente bene. Belli, sia le versioni leggere leggere, ma quelle lì di solito sono delle versioni di transizione a livello di stagione e li fanno soprattutto in estate se non mi ricordo male, altrimenti quelle che hanno la fodera sono più belli, sono più strutturati e io li preferisco, sono a un livello più alto, mi dispiace, però sono veramente, veramente validi. Ovviamente se li trovate in saldo molto meglio, perché comunque 70 euro un trench non è poco, soprattutto se partiamo dal presupposto che è di Stradivarius e non di marchio prestigioso, perché andate all'outlet e secondo me con 70 euro pagate magari qualcosa anche di un marchio più high-end, no? Di marchio più molto più prestigioso. Oggi per portare indietro la taglia del cappotto marrone sbagliata, quindi la S, anche lì cosa fai? Andiamo a vedere che cosa è avanzato. E quindi cosa ho fatto? Ho fatto un giretto super mega veloce perché ero con mia figlia e l'attenzione e la pazienza di una bambina di 5 anni in un negozio di abbigliamento, potete capire quale sia, ma è stata bravissima, devo dire la verità, mi ha dato la possibilità in 5 secondi di guardare tutto bene. Sul banco c'erano le ultime felpe e gli ultimi maglioni, tutti fortemente ribassati. Ho trovato questo cardigan lungo, bello, morbidoso, caldo a 7,99 euro. Guardate un po' che carino che è. Super bello! Adesso l'ho provato con i pantaloni larghi, con le pietre preziose e ovviamente anche se non mi dona particolarmente mi piace già così. Però cioè, questo genere di cardigan così grossi sono più belli e sicuramente valorizzano la figura se sotto ci mettiamo qualcosa di skinny, quindi un leggings, un jeans skinny, un pantalone molto affusolato. Altrimenti rischiano di infagottare troppo e allargare un po' troppo la figura. In ogni caso è super morbido. Poi è un bellissimo punto di giallo, è quello che penso mi stia meglio, perché a me il giallo, quello caldo, un po' aranciato, non mi sta benissimo. Preferisco la versione, il giallo freddo. E quindi mi sembra di aver vinto tantissimo. Questa è una S, è veste over, con i bottoni e i tasconi. E poi, già che ero lì, ho visto la ragazza che metteva a posto. E te, cosa fai? Non te la prendi un'altra camicia in mistolino? Ovviamente ho preso la versione rossa, era l'unico colore che potevo prendere tra tutti quelli disponibili a 5,99 euro. Prezzaccio, sempre una S esattamente. Quindi qua sono andata proprio veloce, veloce a cercare la taglia e fuggire. E poi, sempre dal tavolo dove ho trovato quel cardigan lì, ho trovato invece sempre a 7,99 euro, i maglioni mi sembra fossero quasi tutti così 7,99, speriamo di non agganciarlo, mi si è agganciata un'unghia, scusate. E questo bellissimo maglione morbido, un po' lungo, leggermente over, mi arriva sotto al sedere. Io ho preso una taglia M perché appunto lo volevo più over da utilizzare con i leggings in ecopelle. Questa è proprio la mia divisa. È già il secondo inverno che appunto la mia divisa. Quindi gli articoli che utilizzo più di tutti cosa sono? Maglione morbido over con il leggings in ecopelle felpato dentro. Dr. Martens, cappotto, sciarpa e ciao a tutti. Cioè, comoda, calda e in ordine. Questa è la cosa che sto preferendo indossare con questo tempo.
Questo mi sembra tutto, vi ho fatto vedere tutto quello che sono stati i miei acquisti, devo dire la verità, un pochettino scarni, mi rendo conto, però meglio così perché ho l'armadio pieno e non mi sembra il caso di andare a cercare anche cose che poi saprei benissimo che non mi metto. Il mio intento è dare un'occhiata e vedere se riesco a cambiare quel trench con una taglia più piccolina, altrimenti va bene così, ma voglio fare un ultimo controllo di quello che è rimasto sul sito Uniqlo, perché se ci sono gli ulteriori ribassi, come ho intravisto alcuni colori, mi piacerebbe prendere qualche altro maglioncino in lana, sia l'extra fina che poi per la primavera sono perfette, e magari qualcosina anche qualche colore nuovo, sempre della lana merino, quello classico, perché quelli che ho preso e avete visto nel video precedente sono meravigliosi, quindi lo sapete già che io sto cercando di adeguare il cassetto dei maglioni praticamente solo con quel genere di maglioni lì. Spero che questo video vi possa essere utile, cercherò di caricarlo il prima possibile. E, se avete qualcosa da segnalarmi, ovviamente utilizzate il box dei commenti qui di sotto e ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao!